Il drop o differenziale in una scarpa è la differenza tra la parte anteriore dell'avampiede e la parte posteriore del tallone. La maggior parte delle scarpe da running, ma anche scarpe per la quotidianità, hanno un drop. In questo video vedremo quali sono le principali differenze tra scarpe a zero drop, scarpe con drop basso o scarpe con drop più elevato. Qui con me, per fare alcuni esempi, ho portato tre modelli presenti nella mia rotazione scarpe, di cui le Altra Torin Drop 0, le Topo Flylight Drop 3 mm e le ASICS Hyperspeed Drop 5 mm. Come prima cosa vediamo a cosa serve il drop. Il drop aiuta a proteggere il tendine d'Achille e riduce il carico sui polpacci. E qui la domanda sorge spontanea: se ci siamo evoluti correndo scalzi, perché ora abbiamo bisogno di un drop? Sostanzialmente perché nella quotidianità tutte le scarpe hanno un tacco, anche quelle da uomo, e a lungo andare questo porta ad accorciare il tendine d'Achille e la muscolatura del polpaccio. E se di punto in bianco decidessimo di andare a correre con una scarpa drop zero, il rischio di infiammazioni e infortuni al nostro tendine, al nostro polpaccio, è molto elevato. Un altro fattore più legato alla performance è stato evidenziato che, soprattutto nelle lunghe distanze, il drop aiuta a mantenere un'intensità più elevata, riducendo il range articolare e il carico muscolo-tendineo. Purtroppo non è tutto oro quello che luccica, e il drop non fa eccezione. Più il drop è elevato, più andremo a modificare la nostra meccanica di corsa, aumentando il rischio di incorrere in altri infortuni, tra cui infortuni al ginocchio e alle anche dovuti a un errato appoggio del piede. La maggior parte dei runner non professionisti ha la tendenza di appoggiare di tallone fuori dalla proiezione del baricentro, e drop elevati non faranno altro che enfatizzare questo tipo di approccio. Veniamo ora alla domanda da un milione di dollari: qual è il drop ideale per correre? Ovviamente non esiste una risposta a questa domanda. Ogni runner, in base alle proprie caratteristiche e al tipo di gara, potrà beneficiare da un drop diverso. Io personalmente negli anni mi sono abituato a correre con poco differenziale e mi trovo bene con drop da 0 fino a 6 mm. Oltre, sento che qualcosa non va. Inoltre scelgo le scarpe in base al tipo di attività. Per corse lunghe o intense preferisco scarpe con qualche millimetro di drop, mentre nelle corse lente, quando possibile, prediligo scarpe zero drop, così da rafforzare la muscolatura del polpaccio e far lavorare il tendine con un range articolare maggiore. Attenzione a non confondere l'ammortizzazione con il drop. Esistono scarpe zero drop, come il caso di Altra Torin, ma molto protettive e ammortizzate, e scarpe che hanno dei drop maggiori, come nel caso di Topo e ASICS, ma che sono meno protettive e più orientate alla performance. Per cui il drop è solo un componente da tenere in considerazione nella scelta della calzatura. Prima di proseguire, se ti sta piacendo questo video, ti chiedo di mettere un mi piace e soprattutto di aiutarmi a condividerlo sui tuoi canali social, su gruppi di running e con i tuoi amici. Inoltre, se vuoi davvero supportare questo progetto, iscriviti al canale. A te non costa nulla e per noi è davvero importante per raggiungere sempre più persone. Quindi mi raccomando, clicca sul bottone qui in basso per restare sempre aggiornato su tutti i nuovi contenuti e le novità. Onestamente, la maggioranza dei podisti sconsiglio gli estremi. Per correre con una scarpa zero drop serve una transizione graduale affiancata da esercizi e dall'utilizzo nella quotidianità di scarpe naturali. Mentre utilizzare drop elevati di 10 o 12 mm porta inevitabilmente a condizionare in maniera peggiorativa la nostra tecnica di corsa. Vediamo ora qualche consiglio per ridurre il drop in maniera sicura e funzionale. Come prima cosa consiglio un passaggio graduale. Se siamo abituati a correre con scarpe di 10 o 12 mm è impensabile passare subito a una drop zero. Meglio fare variazioni di 2-4 mm ogni nuovo paio di scarpe. Seconda cosa, soprattutto per chi vuole correre con un drop zero o drop molto bassi, è quello di ridurre o eliminare il drop nella quotidianità attraverso l'utilizzo di scarpe più naturali e, quando possibile, camminare scalzi, magari in casa. Questo ci permetterà di recuperare gradualmente una piena estensione del sistema muscolo-tendineo e di rafforzare il nostro piede. Ultimo consiglio, utilizzare almeno due paia di scarpe da running con drop differenti, da poter alternare in base al tipo di allenamento per ridurre lo stress muscolare. Come avrai capito, questo argomento è molto complesso e anche molto personale. In questo video spero di averti aiutato a capire qualcosa di più su questo argomento. Come al solito, scrivimi qui sotto nei commenti le tue considerazioni, le tue domande e fammi sapere con quale tipo di drop ti trovi meglio. Noi ci vediamo al prossimo video, a presto